Risponde di calcio. Qui la differenza è, io la valuterei 8, 7 e mezzo, 8. Perché già di qua vedo che questa, la linea che origina, che parte dal 2, diamanti sponda di uscita e converge sul birillo esterno della Goriziana, sarebbe 7, mi arriva dal 2 la linea diamanti. Passa abbastanza sulla biglia avversaria, non proprio al centro, ma più in qua. Sullo stretto, quindi 7, dovrei fare qualcosa più di 7, quindi posso fare 8. Prendo come riferimento la differenza 8. Vado a cercare questa differenza 8 sulla biglia battente. Vedo che se parto dal 48, 48, vedo il 34. 14 è troppo, io sto cercando 8. Quindi devo stringere. 46. 36, più o meno guardo sul 37-36, più o meno ci sono. 46-37 sarebbe differenza 9, ma siccome qua l'origine è più vicina al 45, qua è meglio considerare una differenza 9 e non 8. Differenza 8 vale con origine dall'angolo. Attorno a questo diamante qui sarebbe meglio applicare 9, 8 più 1 in questo caso. Qua più o meno sono su questa differenza 9, 46-37, quindi questa qua secondo me è la linea di tiro. Ci siamo. Effetto 2 a favore, quindi alla mia destra. Effetto 2. Sono andata un pochettino sullo scarso, sullo stretto. Con la giusta forza ho comunque diviso le biglie rispetto al castello, ho fatto solo quel 4 lì, avrei diviso anche i 5 birilli, perché sono divise rispetto a quelle metto lì. Magari i 5 birilli ne vedevo una porzione piccola, ma non da sfaccio, via. E quindi questo il tiro, con la giusta forza, anche se non ho fatto punti, sono riuscita a dividere. Tre sponde di calcio. Abbiamo una biglia avversaria che è finita, è un po' più sul largo del birillo rosso. La biglia avversaria è gialla vicino al castello, quindi si fa presto a valutare su quale birillo è. Qui, siccome tutte e tre le biglie sono rimaste nei pressi del castello, a noi comunque interessano battente e avversaria, il pallino è rimasto lì ma non ci interessa. Si può usare questo espediente di prendere come linea di mira la linea che passa per i birilli mediano con mediano oppure esterno con esterno è uguale. Teoricamente questa linea qua bisognerebbe provarla, bisognerebbe provarla all'inizio della partita. Con effetto 2 a favore questa linea qua dovrebbe finire sul rosso. Su questo biliardo, almeno l'ultima volta che l'ho provato, finisce un po' più sul largo del rosso, finisce su questo metto qua, o addirittura leggermente oltre. Qui la biglia avversaria è un po' più sul largo del rosso, per cui indicativamente dovrei andare a finire lì. Prendo come linea di riferimento, qui tra l'altro la biglia battente è rimasta quasi sulla sede dell'ometto esterno, quindi prendo questo ometto qui e l'ometto che in questo momento non c'è. La biglia è rimasta proprio lì, quindi la linea di tiro è già questa e dovrebbe andare a finire sull'ometto esterno o leggermente sul largo. Io mi imposto su questa linea qui, quindi parallela della linea degli ometti, vado sulla biglia. Se so che finisce sul largo, mi stringo di un punticino. Qui potrei già aver individuato la linea di tiro ideale. E difatti sono su più o meno 42, sto guardando 25, più o meno sono sulla differenza 17. Forse sono ancora troppo larga, perché 17 sarebbe l'ometto esterno lì. Qui un po' più sullo stretto dell'ometto esterno.
Quindi qua posso stringermi ancora un attimo e dovrei aver già trovato la linea di tiro ideale. Effetto 2 a favore, quindi è la mia destra. Biglie divise rispetto al castello, la soluzione ideale da questa posizione qua sarebbe un tre sponde di calcio, perché la battuta delle due sponde lunga corta, da quella parte lì, non è molto agevole, nel senso che sarebbe stato più agevole se questa biglia bianca battente fosse rimasta per esempio qua. Allora ci sarebbe stata la battuta pulita dello striscio di calcio. Qui ho un'origine che più da striscio è da mezza garuffa, quindi con effetto a tenere sulla destra. E relativamente all'avversaria, al contrario, ho un'uscita che è più da striscio che da mezza garuffa, perché è tanto sullo stretto l'uscita delle due sponde per la biglia avversaria. Quindi qui le biglie squadrano in questo tiro qua. Volendo provare, si sarebbe da forzare, molto molto delicato, e di solito poi i tiri quando si forzano, soprattutto questi qua, escono, c'è il serio rischio che non escano molto bene. Sicuramente è più agevole la soluzione di tre sponde di calcio da questa parte qua. Non solo più agevole, ma c'è anche una biglia avversaria che è su un'uscita per il castello, è giusta per il castello. È leggermente più sullo stretto rispetto al rosso. Su questo biliardo qui il rosso con origine 50 e 12, qui sempre un pochettino sullo stretto, posso valutare 11 con differenza origine meno mira da impostare con origine 50. C'è un interrogativo che è relativo alla posizione del pallino lì. Facendo tre sponde di calcio sicuramente ci passo vicino, devo valutare che non interferisca. Allora adesso ho valutato 11 quella biglia avversaria gialla lì. Proviamo a cercare la differenza 11 sulla battente bianca, tanto vediamo dove siamo come origine. Più o meno come origine siamo attorno all'angolo. 11, l'origine potrebbe essere un 54 con mira 43, più o meno la linea potrebbe essere questa. Sono vicino all'angolo, il mio 11 resta 11, non cambia lì il valore del birillo. Magari anzi un pochettino potrebbe iniziare a essere 12, perché su questo biliardo qua ho visto che queste diagonali tendono a uscire strette, ma è una caratteristica di cui ho visto su questo biliardo qua, magari su un altro non funziona così. Comunque, in linea di massima, il punto di mira potrebbe essere 42-43. 42-43 cosa vuol dire? Tiro così, la biglia teoricamente andrebbe a finire sull'11, sull'11 andrebbe a battere più o meno qua, e andrebbe a finire sull'11 più l'11 della sponda corta, più o meno quel punto lì, più o meno il punto d'impatto è uguale al punto d'uscita, non è proprio uguale, c'è un paio di punti di differenza. Comunque il massimo andrebbe qui un po' più in là, arrivandoci da questo punto qua. Quindi mi sembra che il pallino lo schivi, teoricamente dovrei riuscire a schivarlo. Vedo che questa linea teorica mi passa anche abbastanza lontano dal pallino, per cui magari ce la faccio. Facendo queste valutazioni, infatti, tante volte sembra che il pallino non ci sia, ma poi invece c'è. Quindi bisogna fare molta attenzione quando il pallino sembra sulla traiettoria. Piuttosto mi tengo un pelino più sul largo, magari questa biglia la prendo sul largo, ma comunque in questa maniera riesco a schivare ancora meglio il pallino. Piuttosto vado da quella parte lì, perché se vado sullo stretto quel pallino lì è molto facile che lo prendo. Per cui queste indicativamente le indicazioni per questo tiro. Più o meno abbiamo detto da questo punto di mira qui a 42-43, effetto del tre sponde di calcio, quindi effetto 2 a favore, quindi sarà la mia destra,
la forza per ottenere una divisione di biglie rispetto al castello a fine corsa, anche qualora non si marcassero punti. Qui la biglia è abbastanza vicina al castello, quindi una forza non sarà elevatissima, sarà già di un'entità piuttosto, nella scala delle forze, un'entità piuttosto bassa. Direi che meglio di così non poteva venire, perché la valutazione relativamente al pallino era giusta, l'ho schivato, ho valutato che l'avevo schivato, che l'avrei schivato e l'ho schivato. Quindi pallino schivato, abbiamo superato il problema. Sono arrivata sulla biglia avversaria giusta, sul pieno di biglia, la forza era un pochettino elevata, perché qui vedo che la biglia avversaria era più o meno qua. Era una spanda e mezza dal castello, dopo il tiro è andata a finire molto più in là. In questo caso l'ho presa proprio piena, che è andata bene lo stesso perché la mia si è fermata lì prendendola piena, l'altra è corsa fin dove ha corso. Piena su una traiettoria da birilli e su una traiettoria da rosso pieno addirittura. L'ho proprio spaccata giusta per il rosso. Ho ottenuto il massimo di punteggio che potevo ottenere in questo tiro qua, sono 60 punti, lasciando comunque le biglie divise rispetto al castello, lasciando di nuovo un trasponde di calcio all'avversario, di nuovo c'è quel pallino lì, un attimo da valutare, per cui anche l'avversario dovrà valutare l'interferenza di quel pallino. Trasponde di calcio, valuto per prima la biglia avversaria bianca. Qui ad occhio mi sembra sul largo rispetto al rosso. Mi prendo una linea che passa sul largo rispetto al rosso. Prendo la linea che guarda quello metto lì. Su questo biliardo quello metto lì con origine 50, lo metto vale 14. 14 che è una linea che mi arriva dal 9 della linea diamanti della sponda di uscita. 9 linea di diamanti e quello metto lì. Questa linea mi passa non proprio al centro della biglia avversaria, ma leggermente sull'esterno. Ma mi sta bene che passi di lì, perché se la prendo piena, idealmente pieno di biglia, farei questi ometti qua, quello metto lì, no? Se la prendo più sul largo, farei quello metto lì, farei il rosso. Quindi mi va bene che passi sul largo della biglia, questa linea teorica. Teoricamente questa linea sarebbe un 14, differenza 14, questa differenza che è origine meno mira vale dall'origine attorno al 50, quel punto lì. Chiaramente qua la biglia non è da origine 50 perché la biglia battente è là, è già più vicina al 60. Di qua teoricamente questo 14 diventerebbe 13 o magari anche 12. Ma su questo biliardo io preferisco tenermi 14. Veramente la teoria vuole che appunto questo 14 diventi 12-13, ma di qua io mi tengo il 14. Anche in considerazione del fatto che con origine attorno al 60, la biglia tende sempre a uscire più stretta della diagonale origine meno mira impostata. Per cui il 14 che ho trovato, che vale per origine da 60, che vale d'origine da 50, e in realtà vale anche d'origine dal 60, perché lì dovrebbe diventare 12-13, ma se tiro una 12-13 parte stretta, quindi il 12-13 mi ritorna 14. Quindi io mi tengo per buono quel 14 lì che ho valutato. E vedo che questo 14, guarda caso, 64... 50 e differenza 14, questa linea passa per il centro della biglia. La mira sarebbe così, valuto quel pallino. Valuto che la biglia batterebbe in quel punto lì della gomma. Teoricamente, dopo va a prendere la seconda sponda,
più o meno nello stesso punto, nel 14, poi uscirà 14, ma più o meno arriva 14 anche sulla seconda sponda, più o meno, non è sempre così, più o meno comunque orientiamoci così. Tutto ciò per dire che questo pallino secondo me ci gira ampiamente attorno, forse. Quindi differenza 14, il punto di mira sarebbe lì. Effetto 2, quindi a sinistra, allora 10 in questo caso, con l'effetto delle tre sponde. Qua ci sono andata sul largo, tanto che non sono usciti i punti, forse perché mi faceva un po' paura quel pallino lì. Comunque, oppure gli ho dato troppo effetto, oppure l'ho valutata troppo larga. Però con la forza giusta, soprattutto su questi tiri qua, quando non si fanno i birilli, si può ottenere una, con la forza giusta si può ottenere una buona difesa lungo le mezzerie, la mezzeria corta oppure la mezzeria lunga. In questo caso è uscita una difesa interessante sulla mezzeria lunga. Possibilità di tiro diretto, perché qua le biglie le vedo chiaramente. Però la diagonale non è tra le più agevoli. Se io faccio la linea che passa per i centri tra le due biglie, vedo che questa linea va a finire quasi sull'angolo. Prende ancora un pizzico di sponda lunga qua. Teoricamente ci sarebbe lo striscio diretto, però già lo striscio è un tiro sensibile di suo. Qua sarebbe un pochettino impostato teoricamente sullo stretto giusto. Però dovrei proprio spaccare in pieno quella biglia lì, prenderla esattamente piena. A questa distanza prenderla esattamente piena non è tra le cose più agevoli. E magari anche facendolo giusto, 99% prenderei magari quel pallino lì, la biglia avversaria. Magari si allarga un attimo, prende quel pallino, mi sfaserebbe comunque il tiro. Volendo optare per quella soluzione lì, si può fare, ma un tiro molto 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 delicato. Tiro sicuramente più semplice, anche se la valutazione è più difficile, è il tre sponde di calcio, soprattutto se si gioca alla goriziana. Tre sponde di calcio è un tre sponde di calcio tranquillo, perché la biglia avversaria è in una posizione di uscita per il castello. Adesso vediamo, valutiamo dove, da dove arriva. Leggermente sul largo, potrebbe essere su quello, metto lì, su questo biliardo con le origini 50, rosso e 12. Io parto da lì, è da lì che mi oriento. 12 che vuol dire 7 in linea di diamanti, non c'è, infatti è sul largo. Potrebbe essere più un 14 più o meno, differenza di impostare 14 per questo birillo qui. Il mediano sul largo, se rosso è 12, quelli sarebbe teoricamente 15, che corrisponde all'uscita 10 dalla linea diamanti, perché tra 15 sarebbe il valore su gomma di uscita. Volendolo trasformare in valore di linea diamanti per leggerlo meglio, c'è questo fattore di conversione di meno 5. Quindi più o meno siamo sul 15, 14, 15. Ma io andrei più sul 15, perché adesso questo biliardo oggi è un po' freddino, secondo me tende a stringere. Quindi 15 sarebbe il valore origine meno mira da impostare sulla battente, se è valido con la battente da origine da 50 dall'angolo. Tirando adesso questo trasponde di calcio, il tiro ovviamente sarà così, in questo senso qua, l'angolo che prende valore 50 è questo. Poi da lì si sviluppa tutta la numerazione che abbiamo già spiegato in altri video. Qui l'origine è proprio dal 50, un pochettino più, non è proprio dal 60 ma quasi, più o meno si avvicina. Potrebbe essere così la differenza 15, perché se io punto così, qua più o meno sul 57, 56-57, la mira sul 41-42, e ci sono, perché la biglia battente è su questa linea. Questo 15, questo valore 15
che vale da di qua, con origine sotto una 60 già diventerebbe 14. A volte già con origine 55 alcuni biliardi si inizia già a scalare di 1 il valore del birillo. Però, facendocela breve, con origine attorno al 60 il tiro tende ad uscire sempre leggermente più stretto di quello che... Se io d'origine da 60 posto differenza 15, la biglia riesce sul 14, magari anche prima. Quindi alla fin fine qua ci sono due compensazioni che si annullano, no? 15 vale di qua e vale anche di qua. Vale per tutta questa porzioncina qui, dal 50 al 60 più o meno. E secondo me, valutando che oggi questo biliardo tende un pochettino a stringere, perché è un po' freddino, per cui mi tengo per buono più 15 che 14, per tenermi dalla parte della ragione. Piuttosto, se lo faccio sul largo non succede niente. Se lo prendo sul largo potrei fare il pallino, magari non esce la divisione, ma va bene così. Quindi indicativamente differenza 15, qua più o meno siamo sul 56-57, mira 41-42 lì, e ho la mia differenza 15. 57 meno 42 fa 15. Effetto favore quindi alla mia destra, effetto 2. Essendo la mia destra, con il metodo dell'orologio sarebbe alle ore 14. Forza delle tre sponde di calcio. La forza delle tre sponde di calcio, come in tutti i tir di calcio, come va calibrata? Più la biglia avversaria è lontana dal castello, e più la forza dovrà essere leggermente aumentata. Se fosse vicina al castello, la forza sicuramente è ridotta, perché la biglia avversaria è già vicina all'obiettivo, quindi basta toccarla, la forza sarà minore. Più è lontana, più dovremo aumentare questa forza qui. Nel momento in cui la colpisco, la biglia avversaria dovrà percorrere più strada per arrivare a castello, per cui ci vuole una forza leggermente più forte, più aumentata, più forte. Biglie divise rispetto al castello, il tiro è il tre sponde di calcio. La biglia gialla farà 1, 2, 3, biglia avversaria, con l'idea di mandarla verso il castello. Un tiro, una posizione diciamo ordinaria del tre sponde di calcio. C'è un pallino lì, ma non interferisce sul tiro. Lo andrei a beccare proprio se lo prendessi troppo sullo stretto, troppo sul largo. Per quanto riguarda il tiro ordinario, quel pallino lì è come se non ci fosse. Non lo guardiamo. Si valuta l'uscita della biglia avversaria. Almeno io parto da lì. Ho delle linee base. Su questo biliardo, teoricamente il birillo rosso con origine 50 vale 12. Questo varrà 15 e questo 17. Qui sono più sul largo del rosso, lo vedo subito. Indicativamente questa biglia è impostata su quel birillo lì. Perché ho detto, quello vale 15. 15 e sarebbe la linea... 15 sarebbe l'uscita sulla gomma. Siccome io trovo più facile, in linea di massima, questo sistema scolastico, trovo più facile valutare questa uscita sulla linea diamanti, sul legno. Per trasformare questo valore su gomma in valore linea diamanti c'è un fattore di conversione di meno 5. Su alcuni biliardi può essere meno 4. Perché la differenza? Perché c'è questa differenza? Perché la distanza tra la linea dei diamanti e la sponda della gomma, il punto dove la biglia va a colpire, non è standardizzata. Questo è un biliardo Artes, come si vede dal marchio, lì in primo piano, a una certa distanza. Un altro, di solito nel sale biliardo si trova o Artes o Mari. Il Mari ne ha un'altra, leggermente diversa. Il Mari si riconosce perché è piuttosto massiccio come linea, hanno una forma un pochettino più bruttina, secondo me. C'è l'Artes, è un
e il Kavichi, penso un po' l'abbia imitato l'Artes, hanno questa forma un po' più gentile. A livello di gioco non cambia niente, l'importante è che siano a posto, che le lavagne siano a posto, che siano in bolla, che le sponde siano a posto, il panno, tutto quanto. Ok. Però sussistono queste piccole differenze tra una marca di biliardo e l'altro. Io so che su questo biliardo qua mi oriento con questo fattore di conversione meno 5, ho visto che mi trovo bene con quello. Per cui, dopo tutta questa fantastica spiegazione teorica, questa biglia qui mi sembra impostata su quello metto lì, 15, che corrisponde a un 10 di uscita 10 in linea di diamanti. 10 è quello metto lì. Se io traccio questa linea, la biglia indicativamente su quella mi sembra un pochettino più sullo stretto, più sul largo di questa linea qui. Però la linea di massima 15. Valutiamola così, poi magari 15 più, però partiamo dal 15. 15 sarebbe la differenza origine meno mira da impostare sulla battente con origine dal 50, secondo il sistema dell'angolo 50. Cerco questa differenza 15. Con un po' di occhio si vede. Allora, con un po' di occhio diranno: ma tu hai l'occhio, lo capisci subito. Però partiamo da un diamante. Partiamo da questo diamante qua. Secondo me questa diagonale qui, se non è 15, poco ci manca. Questa linea qui, che passa per il centro della biglia battente, la faccio originare da questo diamante, il diamante 0 della sponda lunga, che con la nuance dell'angolo 50 prende valore di 48. Poi in alcuni sistemi viene conteggiato 50, ma io vado bene col 48, lo conto 48. Se io guardo questa linea qua, che origina dal 48, ha mira più o meno sul 32 in linea di mira. Se io prolungo questa linea qui, va a finire qua, più o meno 32, sono su quella linea lì. 48 meno 32 uguale 16. Quindi io cercavo un 15, ho già visto che un 15 è un pochettino più abbondante, quindi 16 non, mi potrebbe stare bene anche quel 16 che ho trovato lì. Alla fin fine, quindi, questa linea che ho subito visualizzato partendo da questo diamante, alla fin fine lei. Non è che dobbiamo farci tanti ricami sopra. Con origine sono nei pressi dell'angolo, qua, proprio questo valore che ho trovato 15 resta 15. Se avesse origine da 45 diventerebbe appunto 16. Perché man mano che mi sposto da questa zona qui, devo compensare, i valori dei birilli cambiano. Però qui sono attorno all'angolo, quindi mi tengo per buono il valore che ho inizialmente trovato. Per cui questa linea qui, 48-32, questa linea qui, secondo me è già lei. Se penso che sia un pelissimo sul largo, devo correggerla di un pelo. Mi correggerò spostandomi di un niente, di pochissimo, così è già corretta. Mi sono spostata di un niente. Questo per capire la sensibilità della numerazione. Effetto a favore, quindi effetto 2 a favore, quindi a destra, alle ore 14 col metodo dell'orologio. La forza di toccare quella biglia e di mandarla a castello, di dividerle rispetto al castello, anche qualora non si marcassero punti. La forza, allora, più o meno la biglia avversaria a inizio tiro era qua. Ok, qua, la battente l'ha colpita, poi è avanzata un attimo, più o meno era qua. Era su questa linea 10, birillo mediano. A fine corsa, mi ha dato la forza di avanzare di tot. Lo stesso tragitto che c'era all'inizio, di distanza tra, prendiamo come riferimento il birillo rosso e la biglia, è indicativamente lo stesso che c'è alla fine, più o meno.
ovviamente una spannetta in più o in meno. Diciamo che questa forza qui è indicativamente quella giusta, discorso generico valido per tutti i tiri di calcio, di solito viene fatto per la garuffa ma è valido per tutti i tiri di calcio puliti. Questa forza qua è la forza ideale che sarebbe servita per ottenere una divisione di castello anche qualora anche avessi preso una porzione di biglia non da punti. Se l'avessi presa troppo piena, troppo fine, le biglie si sarebbero divise troppo sul largo, troppo sullo stretto. Le biglie sarebbero divise in qualche maniera rispetto al castello. L'ideale su questi tiri qua sarebbe trovare la misurissima, misurissima facendo i punti. I punti e la biglia avversaria la lascio lì. Però tirando con quella forza lì, se io non la prendo giusta da castello, rimango scoperta. Rimango scoperta perché il tiro uscirebbe troppo corto, perché di fatto andrei con una forza limitata su una porzione di biglie, di biglia, non da birilli. Tre sponde di calcio. Tre sponde di calcio con la biglia avversaria rimasta vicina a castello, per cui la valutazione è un po' più semplice. Qua con un po' d'occhio, un po' d'esperienza, comunque è abbastanza facile da vedere, si capisce subito che la biglia è sul largo rispetto al birillo rosso. Indicativamente su quello metto qui. È orientata secondo me su quello metto lì. Ad ogni modo, di sicuro la parte della ragione consiste nell'andarci un pochettino sul largo, no? Se la becco di qua, non succede niente. Se la prendo sullo stretto, c'è ancora una possibilità di bevuta. Posso andare a bere questi ometti qua. Quindi, secondo me, qua la biglia è orientata su questo ometto qua, sul mediano. Mi tengo ancora un pelino più sul largo, magari, di quello ometto lì. Perché mi pare di aver capito che oggi questo biliardo sta stringendo. Quindi, captando questa tendenza qua, mi tengo un pochettino più sul largo. Quindi su questo biliardo qua, questo birillo avrebbe valore 15. Il valore teorico è 15. Voglio tenermi un po' più in là, posso pensare ad un 15 più, 15 e mezzo, 16. Questo 15 mezzo, 16 sarebbe il valore origine, la differenza origine meno mira da impostare sulla battente, secondo il sistema dell'angolo 50. Tirando in questo senso qua, l'angolo che prende valore 50 è questo. Da qua si sviluppa poi tutta la numerazione di origine e di mira sulla sponda lunga lì. Qui abbiamo detto 16. Stiamo sul 16. 60-40, la biglia su questa linea, 60-40. Origina, questa linea origina dal punto 60, mira 40. È un po' troppo ampio perché differenza 20. Io sto cercando la differenza 16. Però se io trovo la differenza 20, passare a 16 non è che ci voglia più tanto, perché mi sposterò da così. Spostandomi da così, diminuisce subito il valore di origine e aumenta quello di mira. Già così potrei essere già su un 58-42 ed ecco che ho trovato la differenza 16. 57,5, 58, più o meno siamo lì. Secondo me questa linea, questa mira a 41,5-42 è la linea che sto ricercando. È quel punto lì che devo mirare. Effetto a favore. Quindi tirando in questo senso è alla mia destra, effetto a favore di entità 2, effetto 2, effetto medio. Con il metodo dell'orologio si attacca la biglia alle ore 14, volendo utilizzare quel metodo lì. Forza di dividere le biglie rispetto al castello, anche non facendo punti, la biglia avversaria è vicina al castello, per cui la forza va leggermente diminuita rispetto a una casistica come se avessi la biglia avversaria qua. Se la biglia avversaria fosse qua, devo tirare con una certa forza, con la biglia avversaria lì devo ridurla un pochettino, no? Perché biglia avversaria è vicina al castello, che è l'obiettivo. Il tiro di calcio, le forze vengono calibrate in tal senso e si acquisiscono con la pratica.
Adesso vediamo cosa esce. Pallino dà un po' fastidio sull'impostazione, ma dobbiamo imparare a passarci sopra e a saper gestire queste posizioni. Adesso, se ci sta, quello metto. Ho fatto un gran bel tiro, anche se ho fatto solo 16 punti. Per questo è una super misurissima. Miglia divise rispetto al castello, tiro sarebbe tre sponde di calcio, no? Miglia battente bianca, 1, 2, 3, miglia, poi la miglia verso il castello. Qui però c'è un inghippetto che è dato dal pallino. Cosa succede? Se io tiro tre sponde di calcio, diciamo ordinario, sicuramente questa biglia, se la prendo diciamo giusta da castello, andrà a quel pallino, poi da lì in poi non si sa cosa succede. Magari prendo giusto il pallino, ma lo mando castello, ma insomma è un po' difficile. Da qui però tante altre soluzioni non ne vedo, perché non c'è neanche la soluzione per andare di una sponda al volo, perché non ne vedo la porzione di sponda. Al massimo posso mirare qua, perché lo metto mi impedisce di mirare oltre. Al massimo posso mirare qua, anche con tutto l'effetto possibile è molto difficile allargarla da così la biglia. Probabilmente la volerei comunque da questa parte qua. Quindi quella soluzione lì non mi piace tanto. Sponde non la battuta, andare sulla corta peggio ancora. Se c'è quel pallino proviamo lo stesso per i tre sponde di calcio. Magari tirato un pochettino più sostenuto, perché magari quel pallino lo prendo bene e va dentro il castello. Quindi tirare con una forza un po' più forte della forza solita del tre sponde di calcio. Magari in questa maniera, anche se il pallino non ci va dentro, io riesco a dividere le biglie rispetto al castello a fine tiro. La posizione è un po' così. Comunque, volendo valutare queste sponde di calcio, inizio con la valutazione della biglia avversaria. Qua mi sembrerebbe già di suo un pochettino sul largo rispetto al birillo rosso. Facciamo finta che il pallino non ci sia. La linea per il birillo rosso su questo biliardo, il rosso che con origine 50 vale 12, arriva a 12 gomma, uguale 7 in linea diamanti. Questa linea qui, 7 sponda di uscita e birillo rosso. Vedo che questa linea passa per la biglia, ma un po' di qua, quindi un pochettino più sul largo del birillo rosso questa biglia, di poco, perché la interseca, potrebbe essere un 13. 13. Potrei pensare che sarebbe meglio prenderla giusta, ma un po' da così, un po' sull'esterno. Volendo pensare di colpire quel pallino, dovrei prenderla un po' più sull'esterno, dovrei prenderlo meglio, ma sono calcoli un po' difficili da fare così a priori. Comunque 13. La linea potrebbe essere il dubbio tra 13 e 14 al massimo. Comunque mirando con differenza 13-14, la differenza, la biglia comunque riuscirei a prenderla. Facciamo 13. Quindi differenza 13 da ricercare sulla biglia battente. Mi sposto sulla biglia battente bianca. Alcune persone hanno difficoltà a trovare subito la linea di differenza origine meno mira ricercata. L'idea è quella di partire da un diamante. Tre sponde di calcio tirerò da così, no? La linea sarà indicativamente una linea di questo genere, non devo tirare da così, quindi mi imposto più o meno così. Partiamo da un diamante, partiamo dal 45. 45, origine 45, centro della biglia, guardo dove questa linea va a finire sulla linea di mira, va a finire sul 35, va a finire qua. Sarebbe 35. 5 meno 35 fa 10. Io sto cercando 13, quindi devo allargare
allargarsi vuol dire spostarsi da così. Ma non devo spostarmi più di tanto, perché qui non appena mi sposto cosa succede? Guadagno in origine, punto di origine si alza e diminuisce subito quello di mira. Adesso, facendo questa prova, ho visto che da 45, guardando il 35, ho la biglia su questa linea. Questo mi suggerisce che l'origine del tiro è attorno al 45. Il 13 che ho trovato lì è valido con origine da 50. Di qua devo già iniziare a valutare un 14, perché cambiano gli angoli di incidenza, insomma. Di qua, se qui è 13, dal 45 è 14. Quindi il tiro è già più sul 14, quindi, che sul 13. Adesso mi cerco questa 14, mi sposto un po' di qua. Potrei già essere sul 46, 46, 46, 33, 34, più o meno. È ancora un pochettino stretta, ma di poco. Allora mi sposto ancora un pochettino di là, no? Faccio solo così. Qui posso, magari sono già sul 46 e mezzo, 6 in più e più o meno 32. Già più o meno questa cosa si avvicina al 14 che stavo ricercando. Per me è abbastanza buona questa linea di tiro qua, che mira più o meno a 32, 32 e mezzo. Di fatto devo mirare qua. Effetto a favore, quindi alla mia sinistra, effetto 2. Dovevo tirare ancora un po' più forte, perché ho detto devo tirare più forte, ma qui ho tirato ancora un po' troppo piano. Un pelo di forza in più, infatti questa correva un po' più in giù, l'altra anche si spostava un po' più in là, avrei trovato una divisione rispetto al castello. Poi effettivamente il pallino sul castello ci è finito. Biglie divise rispetto al castello, siccome qua il tiro sarebbe il tre sponde di calcio. Sto valutando quel pallino se interferisce oppure no. E penso di no, nel senso che la biglia dovrebbe riuscire a girarci attorno, se riesco a tirarlo giusto. Perché ho già valutato che la biglia avversaria è più o meno sull'uscita 11, perché l'uscita per il birillo rosso 12 mi arriva dal 7. In linea di diamanti passa non proprio al centro della biglia, ma ci passa un po' più in là, al suo esterno. Ma di poco. Passa sul suo bordo esterno, quindi per andare a prenderla basta togliere un punticino, sarà 11, no? 11 tirando dal 50. Chiaramente qua l'origine non è dal 50, sarà più in qua. 11, questo 11 qua diventa 10. Qui qua diventa 9, qua diventerebbe 8. Quindi differenza 8. Differenza 8, c'è anche l'inghippetto, è un pochettino un limite. Soprattutto i 9 birilli c'è anche l'inghippetto di non finire a castello con la propria, ma qua ci passa ancora. Forse. Differenza 8 è anche un po' difficile da individuare perché qua i numeri diventano piccoli. Io vado dall'80, origine 80, sarei sull'80-80. Sono su una 45 gradi. Non così, ma qualcosina in più da così. Potrebbe essere un 82-74, proprio i numeri diventano piccoli, è difficile da valutare. Penso
però l'ho valutato giusto e sarei riuscita a passare attorno a quel pallino lì. Non ho fatto punti, ad ogni modo sono riuscita a dividere le biglie rispetto al castello. Resta da valutare se c'è la possibilità per l'avversario del traversino di calcio. Pulito? No, perché la biglia avversaria bianca è rimasta oltre la mezzeria corta. C'è la possibilità di tirare un traversino di calcio con biglia fuori castello, quella possibilità lì c'è. Diciamo che tirando con una forza leggermente minore, cosa succedeva? La biglia gialla si sarebbe fermata un pochettino prima, anche la biglia bianca avrebbe corso di meno, si sarebbe fermata lì ed ecco che avrei lasciato una rimanenza un po' più tranquilla. Tre sponde di calcio. Cosa si vede subito di questo tre sponde di calcio? Che l'origine sarà dalla corta, quindi siamo nella zona critica, no?
per tutta una serie di ragioni che abbiamo già esposto in più sedi. Quindi critica soprattutto ai 9 birdie per le uscite piccole, perché qua giocando con una differenza troppo piccola si rischia di finire castello con la nostra dopo una sponda. Però qua, cos'è l'altra cosa che si vede subito di questo tre sponde di calcio? Che la biglia avversaria è un pochettino sul largo rispetto al birillo rosso, non è proprio sul rosso, è leggermente sul largo. È tra una via di mezzo tra questi due birilli qua, tra il rosso e questo qua. Io l'ho visto subito, comunque volendo spiegare perché l'ho vista subito, perché su questo biliardo il rosso con digine da 50 è un 12, quindi mi arriva, io prendo questa diagonale qua, mi arriva dal 7 in linea di diamanti e birillo rosso. Questa linea passa sulla tangente interna di qua della biglia bianca avversaria. Considerando che una biglia possiamo considerarla due punti di diamante, se il 12 mi passa di lì, il 13 mi passerà più o meno sul centro. La 14 che mi arriva dal 9 passa troppo di qua. Quindi una via di mezzo tra un 12 e un 14, tra un 12 e un 15, indicativamente potrebbe essere 13, 13 e mezzo. Quindi questo l'ho visto subito, era solo per dare la spiegazione teorica di cosa avevo visto, perché se da quello che vediamo, se sappiamo spiegarlo, sappiamo comunicarlo agli altri anche gli altri possono capire. Se invece è una cosa che vediamo solo noi, anche se riusciamo ad eseguirlo, poi manca la capacità di trasmetterlo agli altri se non sappiamo spiegarlo. Quindi questa è la spiegazione teorica di quello che avevo visto già di là. Terza cosa che si nota subito, ed è quella più evidente, qua c'è il pallino. Pallino ghiotto, perché il pallino è dopo la biglia avversaria. Quindi cosa può succedere? Becco quella biglia lì e poi con la mia posso colpire il pallino. È un'aggiunta, un qualcosina in più. Se faccio il tiro troppo sullo stretto, vado a beccarlo con la biglia avversaria. Se sbaglio e faccio il tiro sul largo, speriamo di no, becco il pallino, faccio il tre sponde sul pallino, bevo tutto, compresi i punti di castello. Comunque io lo tirerei, questo tiro qua, come se il pallino non ci fosse, come se fosse da un'altra parte. Abbiamo detto 13. 13, 13 e mezzo, facciamo 13 e mezzo. 13 e mezzo se l'origine fosse dal 50, con le biglie così impostate, l'angolo prende il valore 50 è questo. Qui chiaramente l'origine non è da 50, è la prima cosa che ho notato, no? Sarà molto più in là. Questo valore 13, che è valido al 50, man mano che mi sposto, che l'origine si sposta sugli altri diamanti, diminuisce di 1 per ogni diamante di scostamento, per cui 13 di qua diventa 12, di qua 11 e dall'80 10. Più o meno l'origine mi sembra dall'80, perché se io faccio 80, prendo la differenza 10 dall'80, 80, 70, differenza 10, la biglia non è tanto distante, non è proprio su questa linea, ma non è tanto distante. Quindi l'origine è dall'80. Qui dovrei impostare una differenza 10 di qua. 10, 10 e mezzo. Prendo questa linea qui per iniziare ad orientarmi. Siccome qua diventa piccola la faccenda, i numeri diventano piccoli sia in origine che in mira. Ho 20 punti di diamante nello spazio fisico tra un diamante e l'altro, non 10 come siamo abituati di solito a considerare. Prendo questa linea e provo a fare una parallela sulla mia. Quindi più o meno sull'83 e più o meno sul 73 anche qua. Perché qui io ho già 80. Quindi la linea di tiro potrebbe essere questa qua. Senza rompersi tanto la testa, solo prendendo una parallela ci si orienta un attimo al massimo. Adesso me la limo un po' di esperienza. Indicativamente la linea di tiro potrebbe essere questa qua. Con origine attorno a 80 e una differenza 10 dovrei riuscire a passare a non bere subito sul castello, quindi la biglia passa attorno ai birilli.
se non si sbaglia. Quel pericolo lì di finire subito a castello teoricamente non c'è. Effetto a favore, quindi alla mia sinistra, effetto 2, l'effetto delle tre sponde di calcio. Facendo bene attenzione alla sbracciata, qua di diventare più accurata, perché la biglia incontra subito sponda, bisogna fare attenzione a non essere troppo duri e né troppo morbidi. Una cosa che va bene. Adesso cosa succedono queste cose qui? Bisogna vedere quale biglia è partita per prima, perché qua bisogna fare attenzione. In questo caso il tiro mi è sembrato regolare, perché ho visto partire per prima la biglia avversaria bianca e dopo il pallino. Quindi vuol dire che la biglia bianca è stata toccata dalla biglia battente prima e poi la biglia battente è andata sul pallino. Quindi il tiro è regolare. Avrei fatto il pallino da 4. È successo quello che dicevo, c'era la possibilità di fare questo pallino con la nostra, è stato realizzato. Non sono stati fatti i punti di castello, ma con la giusta forza si è comunque ottenuta la copertura.